Sì, da quando è arrivato il mister Vivarini non abbiamo mai perso, fino ad oggi avevamo subito un solo gol in 4 partite, ne avevamo fatti 10, quindi era un periodo molto positivo. Quindi ad oggi abbiamo preso 2 gol che secondo me potevamo evitare tranquillamente, perché il primo è scivolato di Cesare, il secondo voleva metterla in mezzo e l'ha messa lì, però non fa niente. Simone, richiamato a caricarti il peso dell'attacco sulle spalle, oggi in assenza di Antenucci, missione riuscita. Sì, mancava Mirko, quindi è giusto che davamo quella spinta in più, anche perché Samuele Negli ha fatto una grandissima partita, lui sono 4-5 partite che non giocava dall'inizio, quindi faccio un plauso a lui. Meno male che non abbiamo perso, perché potevamo perdere perché è un campo difficile, però sono contento così. Sì, stavo arrivando proprio lì, nonostante l'intesa con Antenucci vada alla grande, anche con Nelia, con gli altri partner d'attacco, avete fatto vedere che i meccanismi ci sono, forse sinonimo anche del lavoro meticoloso di Vivarini che prova diverse soluzioni durante la settimana. Sì, come dicevo prima, il mister in allenamento non è che prova Simeri, Antenucci, cioè il mister in allenamento prova tutto il reparto avanzato e prova sempre le stesse cose, gli stessi movimenti che ogni domenica riusciamo a mettere in atto. Ultime due domande, se mi fate vedere chi le vuole fare. Ecco, volevo appunto chiedere questa svolta con i Vivarini, che cosa è cambiato secondo te rispetto al passato? I giocatori sono sempre gli stessi. Un po', chi capisce un po' di calcio vede, diciamo, il modo di giocare, quello di prima e quello di adesso. Prima avevamo un modo di giocare, diciamo, che il mister precedente voleva, Vivarini cerca più palla a terra, più fraseggio, ci ha dato un'identità che magari prima non riuscivamo ad averla. Marco, e poi... Sì, terzo gol sotto la gestione di Vivarini, soddisfatto, sei rigenerato, insomma, eri stato un po' accantonato, adesso sei diventato un punto fermo. Sì, sono stato accantonato, per modo di dire, perché sono scelte tecniche, il mister ha deciso che non ero, diciamo, fa parte del suo progetto. È arrivato Vivarini che mi ha dato fiducia e io sto cercando di cambiarlo con le prestazioni e con i gol.